Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi parliamo di quelle che sono state le 5 recensioni make-up per il mese di febbraio. Quindi iniziamo subito. Allora, come primo prodotto vi parlo di un illuminante che penso sia un'edizione limitata, per questo ci tenevo a parlarvene prima che diventi irreperibile. Si tratta dell'edizione limitata di Becca in collaborazione con Sananas, adesso non so come si pronuncia esattamente. È un illuminante che si chiama Parisian Lights ed è praticamente questa edizione limitata di illuminante stile, diciamo, champagne pop di Jaclyn Hill con Becca. Solo che in questo caso io l'ho acquistato non appena è diventato disponibile sul sito di Cult Beauty per via della colorazione, perché laddove Champagne Pop era probabilmente un po' troppo dorato per il mio tipo di incarnato, questo mi sembrava assolutamente perfetto e in effetti io ve ne parlo con i miei soliti toni entusiastici proprio perché mi ci sono trovata davvero davvero bene. Non li indosso al momento perché al momento ho semplicemente su uno degli illuminanti in crema di MAC, però insomma ve l'ho fatto vedere nel scorso Get Ready With Me, quindi l'ho riuscita a vedere in azione in quel video. In ogni caso si tratta di un illuminante che ha questa base dorata ma leggermente pescata, quindi ha una punta di pesca all'interno e in superficie un riflesso dorato che però non è preponderante. Infatti la cosa che mi piace è che comunque mantiene un effetto leggermente discreto indossato e non è esageratamente dorato, cosa che si riscontra in parecchi illuminanti secondo me, quindi non sarebbe stato nulla di esaltante. Come al solito la texture di questi illuminanti è super 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 sottile, quasi cremosa al tatto e si sfuma divinamente sulla pelle, adesso ve lo mostro anche swatchato e niente, a me piace davvero davvero tanto. Non contiene particelle di glitter, quindi non temete, non sembrerete una palla da discoteca se lo indossate e trovo che si adatti perfettamente anche ad incarnati chiari come il mio, perché appunto non fa alone sul viso e chiaramente ha un sottotono leggermente più caldo proprio per via di questo riflesso dorato, però ripeto, non è un dorato super super caldo, super super intenso. E quindi sì, per me è stato un prodotto che è valso la pena acquistare, quindi se anche voi siete amanti degli illuminanti di Becca, se vi piacciono le edizioni limitate, se vi mancava qualcosa di simile nella vostra collezione, direi che la spesa può essere considerata non vana. Proseguiamo invece con un altro prodotto illuminante, questa volta però ci buttiamo all'interno del naturale per quanto riguarda la cosmesi, ed è un prodotto del marchio Lepo. Lepo è un brand che trovate tranquillamente in erboristeria, è un marchio di cui vi ho già parlato per quanto riguardava il contorno occhi che ho trovato come campioncino all'interno del fondotinta che mi è piaciuto tantissimo e gentilmente mi hanno inviato anche questa che è una cipria di riso compatta illuminante. E è un prodotto che inizialmente mi aveva lasciato un po' perplessa perché non riuscivo a capire che cosa fosse esattamente, perché viene comunque descritta come cipria, però è una cipria illuminante. Ve la faccio vedere anche da vicino. In pratica noterete che ha questa base leggermente giallina e luminosa. Infatti io l'ho provata come cipria, ma come cipria assolutamente su di me, che poi ho una pelle mista, non funziona. Mentre l'utilità che sono riuscita ad attribuirgli io è proprio quella di un illuminante. È un illuminante che indicherei assolutamente per chi ama un effetto estremamente discreto, estremamente soft, ma indirizzerei anche magari coloro che hanno una pelle più matura e che non cercano nulla che vada ad enfatizzare per l'appunto la grana della pelle, proprio perché ha questa pressatura estremamente sottile e quasi cremosa. E swatchato così dice veramente poco, perché poi in realtà è proprio ha questa venatura, questo riflesso leggermente luminoso, ma che è più visibile per l'appunto sulla pelle una volta indossato e sfumato rispetto che appunto facendo uno swatch così. Infatti così non mi dice niente chiaramente, cioè rispetto poi a un illuminante di Becca che è super super luminoso, questa sembra quasi proprio una patina leggermente luminosa, ma vi posso garantire che utilizzato sul viso è molto bello, molto raffinato
e per niente grossolano, per niente offensivo, ecco. Quindi secondo me lì per lì mi aveva lasciato un po' perplessa, poi sfruttandolo devo dire che è un prodotto che ha una sua validità assolutamente. Considerate poi che si tratta di un prodotto che è nickel tested, vegan, ok, e contiene chiaramente ingredienti naturali, quindi non è così facile trovare all'interno di un panorama beauty naturale degli illuminanti che comunque siano belli da indossare. Scusate il cellulare, adesso lo stacco. Mentre questo mi ha veramente entusiasmata, ripeto, è per quelle giornate in cui non volete nulla di esagerato, oppure se a voi non piace appunto l'effetto di un illuminante tremendamente intenso, questo sicuramente è un bellissimo prodotto, molto raffinato, molto delicato. Veniamo alle ciglia invece, ragazzi, di nuovo vi devo parlare di un mascara di Essence, questa volta è l'Instant Volume Boost, che si presenta all'interno di questo packaging viola. L'ho acquistato perché ormai ho capito che qualunque illuminante, no, qualunque mascara io metta alla prova di Essence ultimamente mi stanno entusiasmando. Quindi ho anche pensato di acquistare questo, che è uno scovolino che solitamente non entra nelle mie corde, diciamo, perché è abbastanza un pochino più, diciamo, spesso rispetto a quelli che uso solitamente, e ha queste setoline sintetiche che sono abbastanza distanziate tra loro e che formano praticamente una spirale. Quindi pensavo che avrebbe raggrumato troppo le ciglia, che avrebbe distribuito troppo prodotto. Invece no, cioè, a parte che è quello che indosso oggi, che ho indossato tra l'altro sicuramente anche in qualche altro video, trovo che divida molto bene le ciglia, ma che dia al contempo anche un volume sufficientemente drammatico, ma non eccessivo. Quindi lì per lì, veramente, anche qua io parto sempre prevenuta nei confronti di certi prodotti. Lì per lì quindi ero un po' scettica, ma utilizzandolo appunto nel quotidiano mi ha convinta, assolutamente convinta. Quindi è un buon mascara volumizzante, leggermente allungante, ma non quanto quegli altri che vi ho mostrato di Essence, quindi un po' più volumizzante, ma non raggruma le ciglia tra loro, quindi assolutamente bellissimo. E tra l'altro una buonissima durata su di me. Diciamo che intorno alle 6-7 ore di indosso comincio a vedere, non è che si stampi proprio, ma crea un po' un alone sotto gli occhi, che ogni tanto devo star lì a rimuovere. Però per il resto, diciamo, non trattandosi comunque di un mascara waterproof, fa il suo lavoro egregiamente. Quindi altri 3 euro ben investiti. Poi dedico un piccolo spazio all'interno di questo video al nuovo fondotinta di Neve Cosmetics, che è il Star System Foundation. Nonostante io voglia ancora mostrarvelo in azione, però non volevo perdermi per strada questo prodotto e rischiare di dimenticarmi di parlarvene. Allora, questo è il fondotinta di Neve Cosmetics, che riprende per l'appunto il vecchio concetto di fondotinta da Hollywood sostanzialmente. Si tratta di un fondotinta con una coprenza elevata, ma un finish non gessoso, non innaturale, indossato. E mi ritrovo assolutamente a condividere questo punto di vista, questo claim del brand. È un fondotinta per l'appunto che si presenta in stick, ormai lo avrete visto in mille salse. Io personalmente ne applico poche strisciate sul viso dove ne ho bisogno e poi vado a sfumarlo con un pennello a setole fitte dense, per esempio, non so, un Expert Face Brush di Real Techniques, oppure molto bello anche questo, sempre di Neve Cosmetics, della linea Azalea Brushes, quello proprio denso e fitto. Mi trovo meglio con un pennello anziché con una blender, perché appunto riesco a distribuire meglio il prodotto. Poi comunque una passatina con la blender io sopra ce la faccio sempre. Detto ciò, il prodotto ha una coprenza elevata, ma si sfuma molto bene, si fonde con l'incarnato molto bene, e questa secondo me è la caratteristica che distingue questo fondotinta dalla maggior parte dei fondotinta naturali in commercio, perlomeno che ho provato io. Tant'è che vi ho già anticipato che laddove io non ho più utilizzato il Creamy Comfort Foundation, anzi l'ho regalato a amiche e conoscenti, perché la stesura impiegava troppo impegno per quello che è il mio bisogno quotidiano. Questo invece è molto più rapido e specialmente ha proprio quella texture quasi appunto sintetica che permette di distribuire bene il prodotto e che al contempo però sapete che ha una formulazione comunque completamente naturale. Quindi il fatto che questo somigli di più a un prodotto di profumeria classica rispetto ad un prodotto naturale, secondo me, è la carta vincente che gioca a suo favore.
Come vi ho detto, la coprenza è piuttosto elevata, comunque modulabile, cioè io come lo applico solitamente non ottengo un full coverage perché comunque lo sfumo molto bene, ne applico poco. Potete stratificarlo assolutamente, chiaramente a discapito della naturalezza del finish. La durata è molto buona, io tendo comunque a fissarlo sempre con una buona cipria opacizzante perché sulla mia pelle mista, che si ingrassa abbastanza nelle zone centrali del viso, noto che comunque ha una sua tenuta fino a un certo punto, quindi poi comincia a lucidare anche lui, però come ogni fondotinta chiaramente va ritoccato e va ben fissato. E che altro dirvi? La tenuta è buona. Però non è secondo me un fondotinta a lunghissima tenuta. Lì forse bisogna continuare a lavorare sulle formule per riuscire a raggiungere i livelli di un fondotinta di profumeria classica, sostanzialmente, perché comunque ad un certo punto comincio a vedere che nei punti dove solitamente i fondotinta cedono in primis, diciamo che per me sono sul mento, attorno al naso, anche questo, diciamo, cede, ad un certo punto cede e purtroppo non c'è nulla da fare per salvarlo. Comunque, in soldoni, la mia impressione è assolutamente buona. Se voi volete un fondotinta naturale, cercate qualcosa con una buona coprenza che non vi impieghi più tempo del necessario per essere applicato, io questo ve lo consiglio assolutamente. E niente, comunque cercherò di farvelo vedere in azione in futuro perché so che molti di voi ci tenevano. E terminiamo invece con un altro prodotto per la base non naturale assolutamente e si tratta del correttore di Lancôme, l'Effacerne. Long Lasting Softening Concealer con un SPF 30. L'ho acquistato perché in realtà avevo voglia di un nuovo correttore perché nella mia collezione non ce n'è uno che mi abbia veramente rapito il cuore. Mi sono informata un po' in giro, poi ho deciso di acquistare questo più che altro per il rapporto quantità-prezzo, perché abbiamo un 15 ml di prodotto. Io l'ho pagato tra l'altro molto poco rispetto al prezzo che si trova in giro in profumeria, infatti l'ho pagato 24 euro sul sito di Look Fantastic perché era anche in sconto, non mi ricordo. Vabbè, comunque l'ho pagato, ti ripeto, poco perché in giro lo trovate sui 33 euro in media e quindi sì, insomma, secondo me il rapporto quantità-prezzo è molto buono. Ho visto che alcune di voi mi hanno detto che non si sono trovate bene con questo prodotto perché su di voi si infilava principalmente nelle rughette, non aveva una buona tenuta, eccetera. Io invece vi devo dare una recensione completamente diversa, ma penso che dipenda proprio dal vostro tipo di pelle, dalle vostre esigenze. Su di me, infatti, il correttore innanzitutto devo dire non ha una coprenza elevatissima, una coprenza che definirei media. Si sfuma estremamente bene con una spugnetta del tipo queste qua di Real Techniques, che sono quelle proprio piccoline. Trovo che sia assolutamente il metodo migliore per applicare e sfumare questo prodotto. Quindi coprenza media, lo applico tranquillamente su tutti i punti del viso, quindi sia sulle occhiaie, al centro del viso. Ah, la mia colorazione tra l'altro è la 015, quindi ha questo effetto leggermente coprente e anche abbastanza illuminante, che è quello che alla fine io cerco in un correttore. Non va a coprire tantissimo le macchie, quindi io adesso ne ho alcune qua sul mento in particolare dovute a brufoli che questo non riesce a nascondere completamente, ma io ormai mi sono messa il cuore in pace, se anche si vedono determinate discromie o imperfezioni della mia pelle va bene, altrimenti dovrei veramente ogni giorno applicare un mascherone che io non voglio. E la durata su di me in realtà è molto buona, noto che anche sul contorno occhi non mi si va a infilare nelle rughette, non ho delle vere e proprie rughe, però ho delle linee d'espressione che cominciano a definirsi appunto sul mio contorno occhi. Però con questo correttore assolutamente non vado ad enfatizzare la cosa. Sarà che ho una buona routine a livello di skincare, sarà che tendo a fissarlo nel miglior modo possibile, non lo so, su di me assolutamente non crea problemi. Non mi va a lucidare più in fretta la zona T e io arrivo a fine giornata che comunque il correttore lo vado a struccare ancora, quindi è una buona tenuta. In tutto e per tutto, fino ad oggi non è il correttore della vita, ma è un buon correttore, nel senso che io con certi prodotti ho veramente bisogno addirittura a volte di mesi per capire come utilizzarli al meglio e se effettivamente sono rivoluzionari o no per me.
Io a questo punto vi posso dire che ve lo consiglierei per la mia esperienza, mi ci sto trovando davvero bene, lo sfrutto nel quotidiano, è comodo perché ha un beccuccio di questo tipo che quindi vi permette di estrarre il quantitativo di prodotto necessario di volta in volta e niente, io veramente ho avuto una buona esperienza con questo tipo di correttore, ve lo consiglio, ma se vi volete fare un'idea un po' più precisa, come al solito, vi consiglio di consultare diverse recensioni. E basta, queste erano le mie 5 recensioni per il mese di febbraio, credo di essere riuscita ad essere abbastanza ristretta nelle descrizioni, quindi che è un bene. E basta, noi come al solito ci vedremo nel prossimo video. Tutti i consigli, raccomandazioni, suggerimenti, come al solito potete scrivermeli giù nell'info box. Io vi mando un bacione, vi auguro una splendida giornata e spero tanto di rivedervi nel prossimo video. Ciao!